Bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare di un argomento scottante, ossia della pelle di Giulia De Lellis al Festival di Venezia in generale in quest'ultimo periodo. Prima di iniziare con il video, mi raccomando, se ancora non siete iscritti al canale, fatelo, basterà cliccare il tastino iscriviti qui sotto. Io vi aspetto anche sulla mia pagina Instagram, trovate tutto quanto giù nell'info box insieme alla lista dei prodotti che andrò ad utilizzare. Perché sì, ovviamente non andremo semplicemente a parlare di Giulia e dei problemi di pelle che sta avendo ultimamente, ma andremo a provare proprio la sua foundation e in generale base routine preferita, quindi adatta a chi ha una pelle a tendenza acneica e ha bisogno di coprenza. Se non vi vedete sotto una roccia, sicuramente conoscerete Giulia De Lellis. Non è la prima volta che parlo di Giulia sul canale, infatti, forse 2 estati fa avevo anche provato la linea che aveva fatto in collaborazione con Smashbox. Vi lascio il video giù nell'info box se lo volete vedere, ma stavolta appunto andremo a parlare di base, dato che è uscito fuori questo polverone sul fatto che al Festival di Venezia Giulia avesse sotto il bellissimo make-up realizzato dai suoi make-up artist un'acne abbastanza evidente. Lei ha già detto sulle stories, insomma, che in quest'ultimo periodo sta avendo uno sfogo d'acne abbastanza importante e praticamente in questi ultimi giorni su Instagram in generale e sui social non si è parlato d'altro. Proprio in seguito a questo polverone Giulia ha consigliato alcuni prodotti che utilizza per truccare la base che le piacciono appunto per il suo tipo di pelle e io direi di iniziare proprio da questi, mentre parliamo un po' di questa vicenda, per alcune cose, alcune considerazioni da fare. Proprio l'altro giorno Giulia ha parlato del fondotinta di Pat McGrath che si trova da Sephora. È un fondotinta abbastanza high cost, devo dire, anche lei nelle stories che ha fatto su questo fondotinta, che trovate ancora nelle sue storie in evidenza, dice appunto che non è tra i più economici e sono assolutamente d'accordo. Pat McGrath non è sicuramente un brand low cost, però è un brand molto molto chiacchierato, dato che è arrivato da poco in Italia e io non avevo ancora provato nulla. Oggi per la prima volta provo con voi questo fondotinta che a detta di Giulia è veramente bellissimo. Vediamo se mi troverà d'accordo su questo. Poi farò vedere altri fondotinta che ama. Quelli li ho già provati, quindi vi dico anche che cosa ne penso e proveremo anche alcuni dei suoi correttori preferiti. Dunque, let's begin! Iniziamo, ho semplicemente pettinato verso l'alto con il gel sopracciglia, non ho assolutamente altro sul viso e parto direttamente con il fondo. Lo shakero un pochino e ne applico qualche goccia. Ah, è liquidissimo! Spero di non essermi sbrodolata perché sono completamente vestita di nero, dalla testa ai piedi alle scarpe letteralmente. E quindi una goccia di fondotinta chiaro potrebbe essere la fine. Giulia lo consiglia perché è a coprenza media e modulabile. Una cosa che mi è piaciuta molto, che ho detto nelle stories, è che quando si hanno problemi di pelle, la cosa migliore da fare è evitare di ricoprirsi di prodotti che vadano ad appesantire ancora di più il viso e di andare ad agire proprio in maniera mirata sulle zone che hanno bisogno di un po' più di coprenza. Io devo dire che fortunatamente negli ultimi anni ho una pelle non eccessivamente problematica, nel senso che quando ero più piccola ho sofferto di una forma leggera di acne che però mi faceva sentire veramente tanto tanto insicura. Intanto vado a stendere il primo strato di fondotinta con una beauty blender umida. Avevo un tipo di acne che non sfogava soltanto sul viso ma anche sulle spalle e sulla schiena, quindi io per tutta la mia adolescenza, praticamente per tutti gli anni delle medie, i primi di liceo, non ho messo canotte o canottiere che mostrassero troppo la schiena e le spalle perché mi vergognavo tantissimo di quest'acne che avevo. Quando ero piccola io purtroppo non si parlava molto di questi argomenti, non c'erano i social come oggi e quindi ogni cosa sembrava ancora più grande perché io pensavo di essere l'unica persona al mondo ad avere problemi di acne di questo tipo, dato che le mie amiche non l'avevano. Invece sono contenta che adesso di tantissimi problemi, tra virgolette, chiamiamoli problemi, che possano essere estetici o di disagi psicologici, insomma, se ne parli, perché sicuramente fa sentire chi soffre di determinate problematiche meno solo. E infatti mi è piaciuto il fatto che Giulia abbia parlato di questo suo problema di pelle, abbia mostrato senza alcun tipo di problema lo sfogo acneico che aveva sul viso, perché secondo me, per chi la segue, il fatto di vedere che anche una ragazza così bella e così di successo come Giulia abbia qualche piccola insicurezza, non lo so, la rende più umana, può essere di conforto appunto, come vi dicevo, per chi ha problemi di acne. È stato molto criticato anche il fatto che sul suo profilo lei abbia pubblicato delle foto
photoshoppate, nel senso si è piallata al viso nelle foto che ha pubblicato relative al Festival di Venezia e si è cancellata l'acne. Io però non la vedo una cosa eccessivamente grave, nel senso la capisco, perché per noi content creator c'è una richiesta non esplicita di perfezione sui nostri profili Instagram. Ormai lo standard è quello: se non si ha la foto completamente perfetta, dove sei al top, dove hai tutti i capelli perfettamente a posto, è come se ci si sentisse in difetto. Quindi, da un lato, capisco che Giulia non abbia voluto quelle foto sul profilo che evidenziavano una cosa che magari non la faceva stare completamente a suo agio. Capisco, d'altra parte, anche chi dice ok, però se vuoi essere un ambassador della skin positivity, il fatto di eliminare le imperfezioni con Photoshop non è molto coerente. Non so, ditemi anche voi che cosa ne pensate riguardo a questo topic giù nei commenti, perché sono molto curiosa a sentire anche la vostra. Io non ho ancora un'idea precisa. Sicuramente penso non ci sia nulla per forza giusto o per forza sbagliato in questa cosa. Ognuno sui propri social deve essere libero di pubblicare ciò che vuole, però appunto aspetto di sentire le vostre. Intanto vi dico, questo fondotinta, che appunto come vi anticipavo non avevo mai provato, è effettivamente come l'ha descritto Giulia, ossia leggero e modulabile, e infatti andrò a provare ad aggiungerlo nelle zone dove ho un po' più di imperfezioni, ossia qui, per vedere se va a fare macchia o altro. Ne prendo proprio un goccino con la blender e lo metto qui. Se avete dei periodi in cui avete particolari sfoghi o brufoletti, punti neri eccetera eccetera, è vero che la cosa ideale è quella di non andare ad applicare troppo prodotto, perché si rischia di evidenziarli ancora di più. Sì, mi sembra che questo fondo faccia proprio un effetto seconda pelle. Ora ovviamente avvicino la videocamera e vi faccio vedere con le luci abbassate qual è l'effetto. Eccolo qui, questo qui è il fondotinta con la luce più naturale possibile, diciamo. Come vedete ci sono ancora le mie imperfezioni, però la pelle è comunque uniformata e abbastanza radiosa. È vero, è molto luminoso come fondo. Ora testerò la durata del fondotinta e vi farò sapere più avanti come mi ci trovo. Però per il momento sono d'accordo con Giulia, l'effetto è veramente molto bello e sono abbastanza sicura che mi piacerà, perché mi sono accorta di avere dei gusti molto simili a lei per quanto riguarda i prodotti della base, perché nella sua cartella fondotinta su Instagram parla di alcuni dei suoi fondotinta preferiti, che effettivamente sono anche alcuni tra i miei fondotinta preferiti, e ve li faccio subito vedere. Ci sono l'Estée Lauder Double Wear, che è forse il mio fondotinta preferito in assoluto. Ho fatto una recensione dove vi faccio vedere la tenuta nel corso delle ore di questo fondotinta sul canale Test & Tell e ve lo lascio nell'info box. Questo è un fondo, raga, pazzesco, bellissimo, coprente, ma allo stesso tempo non va a fare troppo strato, dura tutto il giorno, è bello opaco, questo è addirittura bellissimo senza cipria, è un po' costoso ma ne vale assolutamente la pena. Altri fondotinta che le sono piaciuti molto sono lo Stay Naked di Urban Decay. Questo per me è più sulla scia del pesantino, però non mi dispiace, è un ottimo fondotinta, di questo è buonissimo anche il correttore di questa stessa linea. E poi consiglia un altro dei miei fondotinta preferiti, il Close Up di Nabla. Questo è un po' più secco come fondo, quindi adatto anche a chi ha una pelle misto grassa, perciò preferisco utilizzarlo in quelle occasioni in cui ho la pelle veramente molto molto unta. Proprio perché appunto Giulia ha consigliato questi fondi che tanto mi piacciono, sono speranzosa del fatto che mi piacerà anche questo di Pat McGrath. Tra l'altro consigliatemi se ne avete provati dei prodotti validi di questo brand, perché io ho soltanto la matita nera, che mi hanno preso tra l'altro Ale e Ele nel video dove mi scelgono i trucchi che abbiamo girato prima del lockdown. E non ho provato altro, mi interessano tantissimo le palette, non so, devo ancora fare il passo e acquistarne una per testarla, fatemi sapere quale mi consigliate. Passiamo ai correttori. Giulia consiglia diversi correttori, uno che non ho è di Estée Lauder sempre, o di Saint Laurent, forse Estée Lauder, comunque ve lo lascio qui e non l'ho mai provato, quindi non so darvi un'opinione. Un altro che non ho qui presente è il Cancella Età di Maybelline, famosissimo
famosissimo, quello è un correttore che nella vita ho testato talmente tante volte che posso consigliarvi senza problemi. È leggero, però allo stesso tempo ha una buona coprenza e lascia un bellissimo effetto, non va a segnare il contorno occhi. E infine l'ultimo che ho consigliato è il correttore della stessa linea del fondotinta di Pat McGrath, che però non ho. Ho però, come vi dicevo, alcuni dei suoi correttori preferiti che trovate sempre nella sua cartella concealer, quindi se volete sentire anche quali sono le sue opinioni su questi correttori potete farlo andando lì sul suo Instagram. E due me li aspettavo un po' perché Giulia ama molto il make up di NARS. Uno invece è stato un po' inaspettato perché è un correttore che a me personalmente non fa impazzire, e sto parlando del correttore The Overachiever Concealer di Huda Beauty. Questo correttore quando è uscito l'ho subito comprato, però non mi ha fatto impazzire perché lo trovo estremamente pesante e pastoso. Infatti anche Giulia dice che lei questo non lo utilizza assolutamente nella zona del contorno occhi. Lei come me non ha delle occhiaie particolarmente problematiche, come potete vedere sì, ho le occhiaie perché sono un essere umano, però non le ho esagerate, soffro più di rossori, brufoletti, e quindi come lei non ho bisogno di una cosa così pesante sulla zona del contorno occhi. In generale, anche se avete tante occhiaie, io questo non ve lo consiglio particolarmente perché è troppo troppo pastoso, rischia di andarvi nelle pieghe ed evidenziarvi le lineette d'espressione o eventuali rughette. Lei questo correttore che io ho nella colorazione Marshmallow 02B lo utilizza sulle imperfezioni, quindi quello che vado a fare è metterlo veramente in una quantità minima su questo brufolino e me lo picchietto sempre con la blender. Cioè, non so se vi rendete conto, ma è pigmentatissimo. Va veramente utilizzato con cautela perché è uno di quei prodotti che appunto potrebbe rischiare di accentuare ancora di più l'acne. In generale, se volete proprio provarlo, magari chiedete un campioncino da Sephora, ma non è tra i miei prefi. Molto validi però sono altri due preferiti di Giulia, ossia due correttori di NARS. Questo è quello più coprente e in versione pot, quindi non è liquido, è proprio un correttore in pottino. Come potete vedere l'ho utilizzato tantissimo. L'altro invece è il classico correttore liquido di NARS. Io ho la colorazione Light 2 Vanilla e questo è un correttore molto molto leggero. Lo vado a mettere nella zona del contorno occhi. È valido come prodotto, forse un po' anonimo rispetto ad altri che ho provato, che mi hanno fatto dire proprio wow quando li ho messi, anche a livello di effetto. Se volete provarlo io vi consiglio la mini size come ho fatto io, perché così potete provare la qualità del prodotto e se va bene per la vostra pelle senza spendere una cifra astronomica, dato che NARS appunto non è un brand low cost, ma comunque togliervi lo sfizio di provare il prodotto e poi in caso se vi piace prendere la full size. Mi sbrigo un po' prima che si setti a sfumarlo nella zona del contorno occhi. Vedete, è molto luminoso, non ha una coprenza esagerata. E questo permette sia di fare un effetto un po' seconda pelle anche qui, ma anche di non andare a segnare eccessivamente le rughette. Anche lui ve lo farò vedere poi insieme a questo che ho applicato qui con le luci abbassate. Questo qui è l'effetto con le luci artificiali e questo invece è un effetto più simile a quello che ci sarebbe con le luci al di fuori. Vedete? Il contorno occhi è bello piallato, luminoso, l'effetto è molto carino. Mentre qui potete vedere il correttore di Huda sulle imperfezioni un po' più grandi. Questo correttore di NARS in pot invece è un buon compromesso se avete tante occhiaie, perché è bello coprente, però comunque la formula non è pesante. Perciò potete utilizzarlo sia sulle imperfezioni sul viso, sicuramente meglio di questo qui di Huda, che sul contorno occhi, che addirittura tipo per andare a pulire il trucco. A me piace tantissimo per definire le sopracciglia, perché è coprente al punto giusto, ci si possono mettere sopra gli ombretti senza nessun tipo di problema, non va a creare pappa o macchia. E quindi anche qui Giulia mi trovi veramente d'accordo, anche sul correttore che non mi fa impazzire in realtà ha un'opinione abbastanza simile alla mia. È sicuramente long lasting, super opaco, però non è adatto al contorno occhi. Dipende un po' dalle vostre esigenze, per le mie non è l'ideale. E poi è un peccato perché questo è un correttore che in realtà è pensato per il contorno occhi, perché ha l'applicatore in questo materiale che rimane proprio sempre freddo, quindi dovrebbe andare anche a sgonfiare un po' l'occhiaia. Boh, non lo so amici, se ce l'avete ditemi che cosa ne pensate. Comunque questa qui è una delle basi che fa appunto Giulia Delellis e devo dire che mi piace tanto. Sicuramente la proverò anche nel momento in cui magari sarò in preciclo e mi verranno più brufoli. È veramente veramente molto bella, luminosa, leggera ma coprente,
che è, diciamo, secondo me la combo un po' ideale. Brava Giulia, siamo decisamente d'accordo su questi prodotti, i tuoi prefi sono un po' anche i miei prefi. E voilà, dato che abbiamo parlato di Venezia e di Giulia Delellis, ho fatto la mia versione dello smoky violaceo che aveva durante appunto il festival. Mi è piaciuto tantissimo quel look, super autunnale, adoro, super approvato. Anche fissata la base è bellissima, veramente bellissima. Ho cercato di non eccedere troppo con l'illuminante, perché sapete che l'illuminante è tutto ciò che è pearlescente, mette in evidenza i brufoletti e tutto ciò che è un po' in rialzo sul nostro viso. Ma prima di chiedervi le vostre considerazioni su questo argomento, sui prodotti utilizzati, sul look che è uscito fuori, volevo farvi un piccolo appunto, un mio pensiero su quello che di solito esce fuori quando si parla di skin positivity, body positivity, eccetera eccetera, ossia commenti del tipo: wow, sei coraggiosa a fare un red carpet con l'acne, wow, sei coraggiosa a fregartene del peso e andare comunque al mare con il bikini, wow, ammiro la tua confidence nel mettere un vestito così attillato. Questi secondo me sono tutti commenti un po' strani, tipo dei complimenti che però non sono proprio, boh, non lo so, c'è qualcosa di strano in commenti di questo tipo. Fatemi sapere che cosa ne pensate, perché è come se, ad esempio, quando si dice a una ragazza o a un ragazzo curvy, oh, wow, complimenti per la confidence, è come se tipo quella persona, dato il suo fisico, non dovrebbe avere quella confidence e quindi, cioè, il fatto che ce l'abbia sia una cosa strana. Oppure in questo caso di Giulia, perché il fatto che abbia l'acne avrebbe dovuto fermarla dal fare il red carpet? Sono dei commenti che un po' non capisco e che non condivido particolarmente, perché secondo me assolutamente il nostro peso, il nostro aspetto fisico in nessun modo dovrebbe impedirci di essere confident o di indossare determinati indumenti, o comunque non dovrebbe mai privarci di fare qualcosa, come fare un red carpet, come andare a una cena, andare a un compleanno, mettere un vestito. Mi raccomando, non fatevi assolutamente questi problemi, non lasciate che la vita vi passi davanti, perché non pensate di meritare di poter fare determinate cose a causa del vostro aspetto. Mi dispiace aver fatto questo appunto un po' più serio, pesantino, alla fine di questo video più frivolo, dove proviamo appunto sostanzialmente i prodotti preferiti per la base di Giulia Delellis, ma secondo me, dato l'argomento un po' delicato, ci stava. Io non vedo l'ora di leggere i vostri commenti. Se vi interessa il look che ho realizzato appunto copiando un po' quello di Giulia, vi lascio i prodotti utilizzati giù nell'info box. Io ovviamente vi aspetto sia sul mio profilo Instagram che su quello TikTok e qui sul canale con un nuovo video prestissimo, e vi mando un bacione. Ciao!